Buongiorno a tutti gli amici dei social di HT Stone. Oggi la special guest è Luciano Magiar, country manager per l'Italia di Pro Globe. Ciao Luciano. Ciao Luca, buongiorno. Luciano, sei qui per parlarci di una novità assoluta lanciata proprio poche settimane fa da Pro Globe. Si tratta di Mark Display. Lascio a te la parola per presentarci il prodotto. Grazie Luca. Sì, sono molto contento di parlarti oggi di Mark Display. Soprattutto perché con questa novità ProGlobe dimostra ancora una volta la sua grande capacità di creare innovazione. Già con il primo Mark siamo stati in grado di anticipare e di stupire il mercato, con il Mark Display questo è ancora più vero. Ma veniamo alla tua domanda. Tutti quanti conosciamo il primo lettore Mark, che è quello che appunto ha saputo stupire per le sue caratteristiche di leggerezza, dimensione e maneggevolezza. Il Mark Display aggiunge un lettore ad alta visibilità e contrasto che utilizza la tecnologia dell'inchiostro elettronico, per intendersi quella del Kindle. In questo modo praticamente noi mettiamo letteralmente nelle mani dell'operatore le informazioni essenziali per il suo lavoro, in modo che possa agire in modo ancora più produttivo, completamente a mani libere e senza dover impugnare nessun altro strumento. È fantastico, davvero un bel prodotto. Ti faccio una domanda un po' più filosofica. Perché ProGlobe ha sentito la necessità di mettere un display sul suo già famosissimo lettore indossabile Mark? Allora, come sai Luca, in un mercato IoT in cui tanti si concentrano sulle macchine e sulle applicazioni, macchine che parlano con macchine, applicazioni che parlano con applicazioni, ProGlobe vuole ancora una volta seguire la sua mission, che è quella di concentrarsi sull'uomo, l'uomo al centro del processo. In questo modo, grazie al Mark Display, il lavoro dell'operatore, sia esso in produzione o in logistica, è reso ancora più produttivo. E ti faccio una domanda più pratica adesso. Il display di Mark Display sarà personalizzabile? Ci si potrà interagire in qualche modo? Allora, ti ringrazio della domanda perché mi consente di introdurre Giacomo Peretti, che è il Technical e Pre-Sales Manager di ProGlobe per l'Italia e che ci aiuterà a rispondere a queste domande. Ciao Luciano, ciao Luca, è un piacere far parte di questa chiamata per approfondire appunto le caratteristiche del nostro Mark Display. Rispondendo alla tua domanda, certamente il Mark Display può essere personalizzato in base alle necessità del cliente. Quindi ad esempio posso cambiare l'orientazione dello screen per facilitarne la visualizzazione da parte dell'operatore, o ancora posso impostare sul display un numero di campi che voglio visualizzare. In questo modo posso avere a portata di mano tutte e solo le informazioni necessarie per compiere al meglio il lavoro. O infine posso ancora far apparire una serie di messaggi informativi, aggiuntivi o di avviso per guidare il lavoratore durante il processo di scansione. Quindi direi sì, un prodotto veramente versatile e estremamente personalizzabile. Come si interagirà Giacomo con Mark Display? Il display ovviamente non è touch. Esattamente, il display non è touch, però l'operatore può interagire tramite il trigger. Quindi sarà possibile programmare ad esempio il doppio clic sul trigger per definire delle azioni, come ad esempio una chiusura di un ordine oppure l'invio di una conferma sistema. Il processo ovviamente si velocizza molto di più e in questo caso l'operatore è aiutato da uno strumento che veramente gli permette di lavorare al meglio. Giacomo, dimensione, peso e accessori rimarranno uguali a Mark 2? Le dimensioni del Mark Display sono del tutto simili al Mark 2 e il peso anche allo stesso modo è veramente impercettibile, sono 48 grammi. Direi che queste specifiche rispecchiano pieno la filosofia ProGlobe, quindi di offrire uno scanner veramente indossabile, che se si pensa che è integrato addirittura con un display è un risultato assolutamente straordinario.
E per quanto riguarda gli accessori, fasce, guanto e caricabatterie, ovviamente rimane la compatibilità con gli altri marchi. Certamente, in quel caso rimarrà del tutto invariato e totalmente compatibile. Giacomo, ti faccio l'ultima domanda prima di tornare da Luciano. Per quanto riguarda la batteria, Mark 2 ha una batteria che dura 16 ore stressato al massimo, diciamo. Mark Display come si comporterà? La batteria del Mark Display è progettata per coprire almeno un turno lavorativo in condizioni di estremo stress. Quindi direi che per un scanner indossabile con display è una performance veramente straordinaria. Perfetto, grazie mille Giacomo, ti saluto, torno da Luciano. Ti faccio, Luciano, le ultime due domande. La prima: quando sarà disponibile in vendita Mark Display nel mercato italiano? Prevediamo di effettuare le prime consegne per fine giugno. Ottimo, ottimo. E la seconda domanda che ti faccio è perché scegliere Mark Display? Quando scegliere Mark Display? Allora, prima di risponderti a questa domanda ti rubo qualche secondo, perché mi fa piacere ringraziare HT Stone come partner ProGlove per l'ottima attività di proposizione dei nostri prodotti ai clienti e di integrazione tecnica, grazie alla profonda conoscenza del partner ProGlove delle applicazioni dei propri clienti. Grazie a te. Vengo alla tua domanda. Quando scegliere Mark Display? Mark Display vuole praticamente aggiungere intelligenza nei processi del cliente, comunicando all'operatore, come abbiamo detto, le informazioni essenziali e rendendole disponibili sulla sua mano. Questo si traduce in un risparmio stimato di circa 6 secondi per ogni operazione. Inoltre, grazie agli avvisi grafici, sonori, di vibrazione e di luci con diversi colori, riusciamo a ridurre gli errori fino al 33%. In sintesi, consiglierei ProGlove Mark Display in tutte quelle operazioni in cui sia necessaria una risposta rapida dell'operatore, ma flessibile. Fantastico, Luciano. Inutile dire che non vediamo l'ora di averne uno proprio per le mani da far vedere ai nostri clienti. Io ti ringrazio, è stato davvero molto interessante. Ti auguro una buona giornata. Sei andato alla grande. Grazie Luca, grazie a te e buona giornata anche a chi ci ascolta. Ciao, grazie.